Ciao, ciao a tutti. Ho un bel pezzo fino a casa da fare, quindi ne approfitto per fare una diretta senza pianoforte. E in questa diretta voglio spiegare come mai tanti adulti sono così indecisi su cominciare a suonare il pianoforte, su come cominciare a suonarlo e su quale maestro scegliere, insomma, un po' il mio cavallo di battaglia. E allora cominciamo subito. Intanto ciao Vitalba, ciao Adriano, ciao a tutti. Qual è il motivo per cui io insegno agli adulti? È interessante questa cosa, secondo me, da spiegare, perché io mi propongo sempre come insegnante per gli adulti, ma non dico mai perché. E invece mi fa piacere spiegarlo. Ciao Rosario, ciao a tutti. E c'è un po' buio perché sto nella Torino, fantastica Torino, tornando. Ciao Giampiero, ciao Daniele. Allora, questa diretta, come stavo dicendo, serve per spiegare come mai io insegno solo agli adulti e come un adulto può imparare a suonare con un metodo diverso da quello dei bambini. Allora, è successo che io ho cominciato a insegnare che non ero ancora adulta, avevo 15 anni. E da 15enne arrivavano a casa mia un coetaneo, quindi aveva la mia stessa età, e il suo fratellino piccolo, che si chiama Filippo, e ce li ho ancora questi due allievi, sono storici, dopo condivido delle foto con loro perché sono fantastici. E la cosa interessante, ciao Iole, ciao Fabrizia, ciao a tutti, la cosa più interessante di questo è stato che io non mi trovavo benissimo a insegnare al mio coetaneo, ma mi trovavo malissimo a insegnare al piccolino. Non perché lui non fosse bravo, lui era bravissimo. Ciao Franco, ciao Maria, ciao Riccardo. Ma io non ero proprio capace di insegnare senza spiegare il perché, il motivo e un po' il tutto. E quindi da quel momento tutti i bambini che ho avuto, diciamo che non ho avuto mai particolari successo, perché insomma c'è bisogno di una tecnica di insegnamento molto a fargli fare le cose a ripetizione, poi loro le imparano. Invece l'adulto aveva di speciale il fatto che si potesse fare un altro tipo di studio tecnico, non bisognasse cominciare dal solfeggio, perché cosa succedeva? Ciao Carmine, ciao Micol, ciao Franco. Succedeva che se un adulto facevo studiare solfeggio, come minimo lo perdevo dopo due lezioni. Se gli facevo fare gli esercizi di tecnica che facevo in conservatorio, senza dirgli perché, senza spiegargli per come, lo perdevo dopo quattro lezioni. Allora ho detto, o qua muoio di fame, o trovo un metodo per insegnare agli adulti in maniera da farli divertire. E da allora ho cominciato a studiare un modo per farli suonare immediatamente, senza però fare danni dal punto di vista tecnico. Ciao Luigi, ciao Francesco, ciao Ada. E questa cosa ha implicato anche il fatto che io insegnassi loro l'armonia e la composizione. E uno dice, ma se non sanno il solfeggio, come fai a insegnargli l'armonia e la composizione? Ciao Max, ciao Giacomo. E come fai a insegnargli l'armonia e la composizione? Glielo insegni perché l'adulto ha già delle sovrastrutture che tu puoi utilizzare per insegnargli l'armonia e la composizione. Basta che tu faccia delle metafore, di cui io sono regina indiscussa, delle metafore con quel tipo di paragone, e tu puoi insegnargli armonia e composizione senza nessun tipo di problema, e questo è fantastico. Cosa che al bambino non puoi fare. Ciao Andrea, ciao Elena. Al bambino purtroppo non puoi insegnare la composizione perché non capisce nulla, ovviamente. Devi fare tutto il percorso dei 3 anni di solfeggio, dei 3 anni di armonia, dei 10 anni di composizione, non si inviolisce più. Tantomeno l'improvvisazione. L'improvvisazione è ancora più difficile. Detto questo, molto spesso mi capita, soprattutto in questi giorni che sto per rilanciare l'uscita del mio corso, che fra un po' si riapre la possibilità di prenderlo, mi capita di avere lettere di persone che mi dicono, guarda, io non ho più l'età, ho 50 anni, sono andata da un maestro che mi ha guardato, mi ha detto, ma perché vuoi cominciare a suonare pianoforte a quest'età? Cosa pensi di fare? Cosa possiamo fare? E quindi si sono scoraggiati. Qual è il problema di noi maestri? È che non è il problema dell'allievo, cioè si può insegnare tutto a tutti, tutto. Ovviamente non si insegna a suonare la ballata di Chopin, ma si può insegnare a suonare il pianoforte.
quello che manca, secondo me, nei maestri che hanno una grandissima capacità di insegnare, sono al buio, abbiate pazienza, non ci sono luci in questo momento. Quello che manca ad alcuni maestri, non tutti per fortuna, è il fatto di personalizzare lo studio per gli adulti, ed è una totale differenza rispetto a quello dei bambini. Quindi adesso sto per, guardate che roba, siamo a Torino, è tutto buio, non c'è una luce, mamma mia. E comunque Daniele scrive: basta pensare in maniera allargata, con una visione più aperta, uscendo da rigidi sistemi molto spesso impostati. Esatto, sono totalmente d'accordo e vorrei anche vederci, ma non ci vedo niente. E quindi adesso mi ascoltate al buio, basta, ho deciso così. Se sei un adulto e cominci da zero, la risposta giusta non è trovare un tutorial e provare a caso, trovare a caso un maestro, perché non tutti sono specializzati negli adulti. Andrea scrive: il problema sono le dita, che a 50 anni invece di andare sul mi vanno sul fa. Andrea, si tratta sempre di esercizio, nulla che tu non eserciti si può migliorare, bisogna avere solo il modo giusto per esercitarlo. Quindi ci sono problemi all'interno quando si avanza di età, per esempio l'artrosi, l'artrite, che ovviamente ti danno più difficoltà a imparare il pianoforte, ma lo impari comunque, non è che non lo impari, ci metti un po' più tempo, ma lo impari. E quindi questa cosa vorrei che fosse molto chiara, e che tutti i miei colleghi che se la prendono con le persone diversamente giovani, che vogliono imparare a suonare il pianoforte, mandateli sul mio canale, che io gli faccio vedere, gli faccio capire che non è un problema della persona, è un problema del maestro che non pensa che sia possibile. Io finché non penso che sia possibile insegnare a un adulto, non glielo insegno, perché dico: no, è troppo tardi, mi hanno insegnato tutto il contrario. Vediamo cosa scrivete. Ma sì, certo, sai che con me sfondi una porta aperta, certo, lo so Daniele. E quindi quello che io sto cercando di fare nel mio corso è quello di portare comunque, siamo alla luce, di portare Torino, e comunque di portare un contributo tecnico, perché non si può non andare avanti senza tecnica, ma la tecnica a un adulto si insegna diversamente. Si insegna spiegandogli perché quella cosa va fatta, ripetendola tutte le volte. E quindi, nonostante le difficoltà tecniche che si possono avere con l'età e tutto il resto, ci vuole, soprattutto perché sei là con gli anni, non sei più un ventenne, ci vuole un metodo che ti ottimizzi il tempo, che ti dica esattamente cosa fare, perché è dimostrato da studi che sono chiarissimi, e che io so, e che li ho fatti io personalmente, quindi non so quanta credibilità abbiano, stavo scherzando ovviamente, però è dimostrato che la maggior parte del tempo che passa un allievo a studiare pianoforte, metti che abbia 3 ore di tempo, li studia male, perché io in conservatorio ero una svogliata, ma proprio svogliata, e studiavo la metà del tempo dei miei compagni, eppure avevo il massimo dei voti. Perché? Perché come tutti quelli che non vogliono passare le ore a fare qualcosa, si studiano un metodo per farlo nel minor tempo possibile, e questa è la cosa più interessante. E quindi tornando al discorso, cosa ci vuole per insegnare a un adulto? Un metodo, assolutamente un metodo. Quindi devi avere un metodo che gli faccia risparmiare tempo, lo faccia divertire, perché l'adulto non fa un allenamento di pianoforte dove deve arrivare a fare un concorso, un concerto, chissà che cosa. L'adulto suona il pianoforte perché vuole stare bene, quindi nel momento in cui suona il pianoforte vuole svuotarsi la testa, vuole divertirsi, e non vuole massimi sistemi di gente bacata nel cervello che dice: se quella battuta non la fai così, così, cos'ha? Stai facendo chissà che cosa, non stai facendo niente. Se sei un adulto, lo fai per divertirti, va bene così. Io quando cammino mi agito sempre. E ciao Silvia, e ciao Francesco. E quindi la prima cosa è il metodo per fargli risparmiare tempo, e il metodo per fargli imparare nella maniera più semplice e divertente possibile sia la tecnica che i pezzi,
e anche l'improvvisazione. Perché io ci metto sempre l'improvvisazione nel metodo per adulti? Perché è il modo più semplice per trovarsi, che ne so, all'interno di un aeroporto col pianoforte e mettersi a suonare, così ti metti a suonare anche se non hai uno spartito. Cioè ragazzi, io ho suonato da quando ho 4 anni e senza spartito non ce n'è. Ho cominciato a fare improvvisazione quando ho cominciato organo in conservatorio, e lì c'era da fare la parte di improvvisazione organistica e quindi me la sono dovuta sciroppare. Ma se voi sentiste le mie prime improvvisazioni all'organo, sono una cosa abominevole, ma abominevole a dir poco, cioè indecente, una roba orrenda, l'ho detto, orrenda, orrenda, che cioè veramente il minimo della decenza non c'era. E quindi cosa è successo? Che ho dovuto imparare, e come ho imparato? Studiando l'armonia, la composizione, e pian pianino sono riuscita a farlo, ma non subito, non subito. Mimmo, ciao, scrive, in questo primo approccio ho ricevuto solo benessere e informazioni positive, sono felice. Franco scrive, io ho iniziato da solo per il gusto di accompagnarmi quando mi va di cantare le canzoni con qualche accordo, anziché ascoltarle soltanto. Ma va bene, cioè, chi vuole farlo solo per divertirsi e non vuole neanche magari fare una progressione, si accontenta di fare due accordi, ma va benissimo. Il corso, o un corso di pianoforte, o un percorso con un insegnante, non è qualcosa fatto per tutti, cioè non è detto che se a me piace nuotare debba per forza fare il corso di nuoto, posso anche tranquillamente farlo senza, cioè andare a sguazzare nella piscina e fare quello. Se poi mi viene voglia di migliorare, di fare le vasche in una certa maniera, imparare il delfino, che bellissimo, ti dà una sensazione meravigliosa nuotare a delfino, adesso mi fa male un piede, ecco, se vuoi fare quello ti serve un maestro, perché prova a fare la nuotata delfino, stile delfino, senza qualcuno che te la insegni, che muori devastato alla terza bracciata, perché è impegnativissimo. E quindi grazie Vanna, per sei bravissima. E quindi, tornando a noi, la prima cosa è il metodo che ti permetta di far risparmiare tempo alla persona e farla divertire. La seconda cosa, siamo piemontesi, la seconda cosa è crederci. Avere l'esperienza di tanti adulti, anche quelli che dici no, questa non ce la farà mai, e mi è capitato in passato di dire no, per questo o per questa non c'è speranza. Ma se addirittura l'insegnante pensa che non ci sia speranza, figurati quell'allievo che cosa può pensare, si scoraggia subito. Invece la cosa importante è avere fede. Avere fede, ma avere il metodo, cioè avere fede in un metodo che funziona, altrimenti fai perdere tempo alle persone, che è la cosa più importante, perché poi uno fa sempre discorsi di soldi, di storie varie, no? Questo costa troppo, ne prendo uno che costa meno, oppure prendo un tutorial che su Facebook costa pochissimo ed è gratis. Va bene, puoi farlo, ma quant'è il valore del tempo che stai perdendo? O peggio, quant'è il valore del tempo che ci metterai a recuperare quello che hai sbagliato? Perché io lo dico sempre, cioè io ho avuto degli insegnantucoli molto inesperti, i famosi allievi del conservatorio che i genitori prendono per risparmiare, e quindi mia figlia va a lezione da un ragazzino che fa il conservatorio. Ma bella cretinata, non si fa, non si deve. Un allievo del conservatorio non ha nessuna capacità didattica di insegnare, non sa come prendere le persone, non sa come incoraggiarle, non sa nulla. E quindi, mamma mia, mi sto stancando a camminare e parlare, ma è che tenere su questo cellulare fa stanchezza. E quindi la cosa importante è che io con quegli insegnanti del conservatorio ho perso un sacco di tempo, che poi ho cominciato a suonare 3 anni e mezzo, quindi caspita, molto presto, e quindi sarei dovuta diventare un genio. Invece ho passato poi 3 anni in conservatorio a recuperare gli errori che avevo fatto e che non avevo consolidato durante il conservatorio, l'insegnante che avevo, gli insegnanti che ho passato quando ero piccola. E quindi passiamo col rosso, dai. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna avere un insegnante che sappia insegnare,
oppure dire fin da subito io non voglio progredire, perché con i tutorial su internet non si progredisce. Vediamo cosa scrive Grazia. Ho 69 anni e guai se non avessi il pianoforte, anche se sono ormai capace di far ben poco, quel poco mi aiuta a vivere meglio. Ma sono convintissima Grazia, perché è così. No, non è il caso di passare? Sì, è il caso di passare. Ok, passiamo col rosso. Sempre rosso, sempre. E quindi, quando le persone mi chiedono e mi domandano mille volte: Silvia, come faccio a cominciare il pianoforte? Io dico sempre: guarda, io ho fatto dei tutorial su YouTube per cominciare da zero. Ce ne sono due o tre di lezioni, forse anche quattro. Comincia con quelle. Se ti piacciono e vedi che la cosa ti piglia, a un certo punto però devi prendere una decisione. La decisione è prendere una tastiera decente. Decente significa che abbia almeno un minimo di peso, abbia gli 88 tasti canonici, perché senza non si può, cioè si può ma diventa veramente povera come cosa. Abbia gli 88 tasti canonici, sia da almeno, il minimo che puoi spendere sono 500 euro, il minimo, per avere qualcosa di decente. E poi non ti affidare ai tutorial che ci sono su internet, quelli delle app che ti fanno vedere le notine che cadono sulla nota e tu devi premerla, perché quello è il metodo scimmia e non funziona. Ivana mi scrive: a quanti anni hai cominciato? 3? Come fai a leggere lo spartito a quell'età? Sono affascinata. Ma ovviamente ho cominciato a 4 a leggere lo spartito, non ho cominciato a 3. A tre anni e mezzo cominci a fare giochini sul pianoforte, dai un po' ad orecchio. Poi l'ho spartito, è stata la mia prima lingua che ho imparato prima di leggere, e quindi riconosci la posizione, cioè quella nota col baffetto e il do si trova a quel punto e corrisponde a una nota sul pianoforte. Devi fare un gioco ovviamente, ma è un metodo totalmente, io ho insegnato anche qualche bambino, ma è un metodo totalmente diverso rispetto agli adulti. E ho 40 anni, ho iniziato da un mese e mezzo, ho una tastiera con i tasti pesati e faccio lezione con un maestro al conservatorio. Bene Marco, ottima cosa. Ovviamente deve essere un maestro del conservatorio che sia portato all'insegnamento, secondo me, degli adulti, perché sennò rischi che si utilizzi il metodo del conservatorio, ovvero solfeggi su solfeggi su solfeggi, tecnica su tecnica, non fai pezzi fin quando non hai un livello di lettura dello spartito e della tecnica perfetti, e se hai pazienza bene, se no rischi di smettere per sempre. Comunque io sono contenta, se uno già inizia così è bellissimo. Franco, il prossimo corso comincia lo sconto dal 1 di marzo al 14 di marzo e poi si può entrare, perché devo finire prima la prima tornata, che adesso siamo all'ottava lezione e sono felice come una Pasqua, perché il gruppo che si è formato è meraviglioso, mi sta dando tantissime soddisfazioni e io ho calibrato anche un po' la quantità di concetti dati in ogni lezione, perché in effetti alla quarta lezione ho cominciato a capire che se continuavo così fino alla 12 concludevo gli argomenti di 10 anni di pianoforte e quindi non era il caso. E vediamo altre domande. Quali sono i costi quando inizia il prossimo corso? Allora, i costi per cominciare a suonare pianoforte sono due. Uno è quello dell'acquisto dello strumento, che è importante, e quindi calcola un 500-600 euro. Il costo del mio corso è di 149 lo standard, che è quello che non permette un dialogo fra me e te, nel senso che tu compri le lezioni, te le fai da solo, ok. E invece 299 è quello premium, che ti fa le solite 12 lezioni, però c'è anche la possibilità di scambiarsi video, fare domande all'interno di un gruppo, eccetera eccetera. Dal 1 al 14 marzo saranno in offerta a, adesso non mi ricordo, mi sembra 99 quello standard e 249 quello premium, ma non vorrei dire delle cavolate di cui poi mi pento, perché è l'agenzia che si occupa di sta roba qua e io non so nulla, sono vittima di chi organizza questa cosa. Comunque fra un po' comincerò e dirò tutto. Sta di fatto che sono molto contenta di questo corso, perché chi l'ha fatto lo sa, Mimmo, state assistendo al Vangelo della Musica, è meraviglioso. Mimmo si è iscritto al corso ed è il mio grande sponsor. Quello che stavo dicendo è che chi è iscritto al mio corso sa che in ogni lezione io insisto moltissimo su alcuni concetti che sono quelli tecnici. E mi è capitato
ed è fantastica sta cosa, sono innamorata delle persone che ci sono iscritte al corso e che ogni volta mi scrivono come sta andando e come vanno avanti. Addirittura uno mi ha fatto vedere la posizione del braccio, perché io ho detto che deve essere parallelo al pavimento, e questa persona mi ha mandato la foto con la bolla, la livella sull'avambraccio. Adoro, devo chiedergli se posso pubblicarla perché è bellissima. E quindi sono stata presa molto sul serio, cioè la mia preoccupazione è che quando l'allievo davanti, se mette il pollice fuori dalla pianoforte, non si fa, io passo con l'accendino e gli dico: guarda che te lo brucio il pollice, no? Usiamo metodi carini. Mentre nel video non posso usare questa tecnica, perché è impossibile. Daniele dice: fate il premium, ne vale la pena e vincerete un premium per voi stessi. Daniele è un entusiasta. Ed è meraviglioso così, perché cioè questo entusiasmo da parte di chi si è iscritto mi fa venire voglia ogni volta di dare di più. Poi dico: no, se do troppo non mi stanno dietro. Ma veramente una voglia, un desiderio. Poi è stata la prima volta che ho fatto un corso online e quindi c'è stato proprio il desiderio totale di dare il più possibile. Infatti io ho risposto a tutti personalmente, ho chiesto all'assistenza di passarmi tutte le mail che ricevevano dagli iscritti, per poter, chi è iscritto lo dica, che io ho risposto personalmente a tutti quanti, perché ci tengo, cioè per me questa è stata una scommessona e voglio continuare. Per il secondo, cioè per il livello più avanzato, che comincerà alla fine del primo, ho una bellissima sorpresa, perché nel premium ci sarà la possibilità di non solo più fare un pezzo tra quelli che io propongo ogni settimana, ma ogni 3-4 lezioni sceglieremo un pezzo personalizzato e praticamente ogni persona potrà studiare quel pezzo assieme ai miei consigli. E questa cosa è molto interessante, perché permetterà di fare anche una personalizzazione del percorso. Ciao Ciro, ciao Sara, ciao Donato e ciao Ivan. C'è un bellissimo raggio di sole che sta per cascare da uno scalino. Comunque mi avete accompagnato fino a casa, dovevo fare 2 chilometri a piedi e ho attaccato da quando sono partita fino adesso ed è bellissima sta cosa. Sono quasi arrivata e sono troppo contenta. Comunque basta, sono molto contenta, siete stati tantissimi con me stasera e mi raccomando, se volete studiare pianoforte fatelo e sappiate che nessuno può dirvi che non si può fare. Daniele dice: piuttosto alle 4 del mattino, ma risponde sempre. È vero, rispondo, io sono notturna, se mi scrivete alle 10 del mattino non ci sto proprio con la testa. Basta ragazzi, io vi auguro, se avete un pianoforte, di andare a suonarlo. Io adesso faccio una cosa, arrivo a casa, mi grazie per Maestra Top Lu, grazie per si prende cura dei suoi allievi Daniele, arrivo a casa e vi do un pezzettino, vi faccio un mini tutorial di un pezzettino semplicissimo da suonare per chi parte da zero o comunque è alle prime armi. Adesso ci metterò ancora 10 minuti ad arrivare a casetta, ma appena arrivo faccio questo tutorial al volo, quindi fra una ventina di minuti vi ricollegate se volete, ok? Un bacio a tutti, tanta felicità, tanta musica e mettete le mani sul pianoforte, perché quando le mettete si va direttamente in un'altra dimensione. Ciao!